Siamo qui con il presidente di Corrias, leggo bene, è un'attività che risale al 1968 come è indicato su questo stendardo oppure è solo simbolico? È un'associazione sportiva, è nata nel 1968, quindi quest'anno ci sarà il 50° della società. Noi operiamo appunto da 50 anni sul territorio di Saronno e dintorni. Ci occupiamo di far fare dell'attività fisica ai bambini dai 3 ai 60 anni, quindi ce n'è per tutti. Ci occupiamo di ginnastica artistica, ritmica, hip hop e abbiamo numerosi iscritti, quindi quest'anno abbiamo quasi 600 iscritti. Siamo una delle società saronnesi con più tesserati. Mi correggono, con più tesserati, non una, con più, e basta, continuiamo così. Le cose vanno veramente bene? Le cose, diciamo che in questi ultimi 5-10 anni vanno molto bene, fortunatamente, vuol dire che sia noi come società che tutti i nostri collaboratori, istruttori che lavorano nella società fanno un buon lavoro, quindi i bambini sono sempre molto soddisfatti. Diciamo dove vi trovate esattamente come sede, che magari può interessare qualcuno. Sì, allora la nostra sede corrisponde con la nostra palestra principale, dove si allena sia il settore agonistico che i corsi di scuola materna eccetera, in via Montebianco 19 a Saronno. È una palestra attrezzata per l'attività di alto livello, quindi noi facciamo anche attività agonistica, stiamo facendo quest'anno campionato di Serie B nazionale, abbiamo gareggiato ieri a Milano al Forum di Assago. Quindi anche agonistica? Sì, sì, anche agonistica, anche di un buon livello, ci sono ginnasti che fanno le finali nazionali a giugno a Rimini e quindi non possiamo lamentarci, insomma. Benissimo, la ringraziamo. Niente, si figuri. Buona giornata. Anche allora. A voi.